È la volta di consegnare adesso un importante Davide, sì. Davide alla carriera, ad una grande produttrice che si è distinta per le sue scelte talvolta coraggiose e innovative. È stata sicuramente la prima produttrice italiana, ma forse anche europea e forse anche nel mondo, a vincere un Oscar per il film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Davide alla carriera a Marina Cicogna. Buonasera. Buonasera. Spero che lei non si trovi gli ultimi capelli, perché la vedevo questa volta tanti capelli, meno capelli, meno capelli. Che ha seguito il mio percorso tricologico. Complimenti. Qualche cosa. Buonasera a voi. È molto strano delle volte, quando uno meno se l'aspetta, che succedono delle cose così inattese, non solo, ma anche molto belle, anche molto, così, molto speciali. In questo periodo in cui sono stata e sono abbastanza malata, ho scritto un libro con una giovane ragazza, un'autobiografia che non volevo scrivere, ma poi l'abbiamo scritta a quattro mani e l'abbiamo presentata l'altro giorno. Insomma, comunque l'abbiamo fatto, quindi un anno di lavoro. E adesso improvvisamente ricevo questo premio che mi inorgoglisce molto e che appartiene, devo dire, soprattutto al mio passato, perché per me il cinema è stato il mio passato dall'infanzia in poi. Adesso vediamo molte cose così sui vari schermi, televisioni, eccetera, ma il piacere e la pienezza che si trova, che si vede quando si vede un bel film al cinema, è tutta un'altra cosa. Quindi ho visto anche che alcuni cinematografi italiani hanno migliorato le sale, e quindi approfittiamo di questo, e quando possiamo e quando abbiamo un minuto andiamo al cinema, perché quella è la cosa migliore. Il grande schermo ha un fascino particolare. Ho citato un film importante. Sì. Vogliamo rivedere qualche immagine di quel capolavoro? Qual è? Italy for investigation of a citizen above suspicion. Elio Petri can't be with us tonight. Stavolta come mi ammazzerai? Ti taglierò la gola. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà! Bravo, bravo dottore, complimenti! Li possiamo vedere, vedere, rivedere, fanno sono parte della cultura del nostro... Comunque, fare dei film e poi vincere anche l'Oscar, anche se inatteso, è una cosa abbastanza straordinaria. Quindi, in verità... Infatti non era andato nessuno a ritirarlo. No, lì è stata veramente una cosa abbastanza sciocca, perché io ero convinta che non lo vincessimo, ma dovevo dare la carica a qualcuno di italiano, che poi in California... Non ho dato a nessuno. Lei ha prodotto film di grandi registi, Pasolini, Petri, Zeffirelli, Visconti, Rosi, eccetera, eccetera. Ma che cosa deve fare un produttore, cioè che cosa guida un produttore nella scelta di un film? Sì, lo produco, lo faccio oppure no? Nel caso mio e nell'epoca in cui lavoravamo noi, non avevamo delle sovvenzioni dello Stato. Quindi per me il cinema è sempre stata la scelta di qualche cosa che ero convinta sarebbe stato molto, molto speciale. E i film sono stati scelti in grande libertà, non sempre con i registi più noti, ma con quelli che avevano comunque evidentemente un particolare talento. Quindi dei registi che avevano avuto successo, ma ancora non avevano raggiunto il massimo, non ho mai fatto film con... Federico Fellini, che era un caro amico ed era molto simpatico, idem con Luchino Visconti. Però di quelli
di quelli che ho adoperato più spesso, ho fatto più firme con Petri, e forse è stato per me, quando mi ricordo, chi è il regista con cui hai lavorato che girava meglio, era forse Elio Petri, e perderlo così giovane è stata una grande perdita. Ma insomma, il cinema io l'ho fatto in libertà. Questa è una cosa fondamentale. In libertà, sempre su delle cose in cui io credevo e molto spesso gli altri no, però evidentemente una certa... Vabbè, a parte il fatto che era un periodo meraviglioso, perché quando tu vedevi davanti a te arrivare Pasolini o gente di questo genere con quel tipo di talento, anche su altre cose Pasolini non era molto così, non era molto elastico sulla scelta degli attori, eccetera. Quindi lì ho lavorato molto con lui per così convincerlo a prendere Terence Stamp per Teorema. È molto importante questa partecipazione del produttore, secondo me, perché nasce anche da delle conversazioni fatte, da una convinzione che alcune cose possono essere discusse e poi accettate o meno, insomma. È un grande confronto tra il produttore e il regista. Secondo me un confronto ci vuole e l'abbiamo un po' perso, però, ma non perché manchino i produttori, ma perché i registi si producono da soli. Ah, quindi fanno, quindi fanno tutto da soli. Io volevo farle complimenti e manifestarle tutta la mia ammirazione proprio per il coraggio delle sue scelte, quello di cui ha parlato adesso, perché non è per niente scontato. E le volevo chiedere com'è stato come donna muoversi all'interno di un mondo come quello dei produttori, che è sempre stato prevalentemente maschile. Insomma, quando io ho incominciato a fare questo mestiere ero l'unica al mondo che lo facesse, quindi chiaramente... Però non ci si pensava molto a quell'epoca lì, ha fatto uomo, donna, cose. Però almeno io non ci pensavo per niente, non mi sembrava affatto strano. Adesso si stabilisce molto l'uomo, si... Boom, boom, boom. Insomma, comunque non è che le donne fossero mai particolarmente aiutate dagli uomini, quello no. Ha parlato del suo libro che è appunto... Il libro si intitola Ancora spero, ancora se non sbaglio. Spero, esatto. In cosa spera? Ma senta, io cercare... Il libro abbiamo dovuto farlo abbastanza velocemente. Cercare un titolo è sempre una cosa complicata. E delle volte è complicata anche per... Io, per esempio, ho fatto un documentario che trovo abbastanza bello. Anche lì ho dovuto cercare... I titoli sono complicati. Ho pensato a un motto che è in casa mia da un po' di secoli. E mi è sembrato che per una persona come me, che aveva molto lavorato con molta felicità e in una maniera positiva, fino a un certo momento, quando improvvisamente è scoppiata una malattia in attesa, venisse questa cosa di dire, ma non so cosa spero che la vita continui ad essere quella che è sempre stata, spero che il nostro cinema continui a essere uno dei migliori del mondo, e se non lo farò io, spero che lo farà qualcun altro. Davide alla carriera, a una grandissima professionista, a una grande donna, Marina Cicogna. Ne ho tre in casa che stanno lì con le braccia aperte ad aspettarlo. Gli altri sono invecchiati. È pesante, Sì, grazie a mia figlia come la porta giù lei. Dico, ne ho altri in tre che stanno lì, aspettano, invece eccolo qua. Sono veramente fiera e una cosa di cui... Provo un'immensa felicità, soprattutto questo David, quindi la ringrazio moltissimo e spero che non si tagli il resto dei capelli. No, spero anch'io. Ecco, ho un'altra speranza. Grazie, grazie mille. Grazie. Arrivederci. Questo ve lo restituisco. Grazie. Malissimo. Venga.